Confermata la presentazione dei calendari per la Lega Pro Calcistica stagione 22-23 per venerdì 5 agosto. Giovedì il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha respinto i ricorsi presentati da Teramo e Campobasso che avevano contestato il fatto di non essere stati ammessi a questo torneo e rimarranno in Serie D. Al loro posto ci saranno le squadre della Fermana e della Torres. Mentre la preparazione a Palena in Abruzzo prosegue, un altro acquisto è stato effettuato dal direttore sportivo Elio Di Toro per l'Audace Cerignola. Si tratta dell'argentino Miguel Angel Saiz Mazza, in arrivo dal Foggia, e si aggiunge all'altra new entry gialloblu Cristian Langella.